In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Carissimi fedeli, ben ritrovati per il commento al Vangelo della Domenica. Domenica prossima i testi della liturgia vengono presi dalla sesta domenica dopo l'Epifania. Ci troviamo nel tempo dopo Pentecoste, ma essendo esauriti i testi appunto del tempo dopo Pentecoste, la liturgia richiama quelle domeniche che non, quei testi delle domeniche che non sono state che non sono stati utilizzati nel tempo dopo l'Epifania. È una cosa un po' complicata, lo capisco bene, ma il motivo dipende dalla data della Pasqua. Se la Pasqua viene troppo presto o troppo tardi nel calendario. Perciò alla fine il succo del discorso è questo: vengono recuperati testi non utilizzati nel tempo dopo l'Epifania, e domenica prossima il testo della sesta domenica dopo l'Epifania, che in questo messalino trovate a pagina 132. Ecco, il Vangelo è quello di Matteo, capitolo 13, versetti 31-35. Leggiamo. In quel tempo Gesù raccontò alla folla questa parabola: il regno dei cieli è simile a un granello di senapa che un uomo prese e seminò nel suo campo. Certo, esso è il più piccolo di tutti i semi, ma cresciuto che sia, è il più grande degli ortaggi e diventa albero, in modo che gli uccelli del cielo vanno a posarsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile a un po' di lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 misure di farina, finché sia tutto fermentato. Tutto questo disse Gesù alle folle in parabole, e parlava loro soltanto in parabole, affinché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca per dire parabole, proferirò cose nascoste dalla fondazione del mondo. Ecco, carissimi fedeli, il Signore in questo brano racconta 2 parabole molto simili ma con alcune differenze per illustrarci il regno dei cieli, il regno di Dio, il regno dei cieli che Gesù è venuto a inaugurare sulla terra. È appunto un regno spirituale che appartiene appunto ai cieli e non tanto alla terra. Questo regno dei cieli è il dominio del Signore, è il dominio di Dio sulla terra. Il regno dei cieli comincia a realizzarsi dai cuori, dalle anime, dalle menti, dai corpi. E si estende anche agli ambienti e alle persone che ci circondano. Il regno dei cieli dai cuori deve allargarsi sempre di più attraverso l'azione missionaria e la testimonianza della Chiesa anche alle altre persone, e prende forme concrete nella vita sociali, nella vita delle persone. La Chiesa è la realizzazione concreta di questo regno spirituale che non appartiene a questo mondo e non segue le logiche di questo mondo e non adotta i mezzi e i sistemi di questo mondo. Ecco, lo spiega attraverso queste 2 parabole. La prima parabola è quella del granello di senapa. Intanto si dice che è un granello solo. E chi ha potuto vedere il seme della senapa si è accorto che praticamente è alla grandezza della polvere.
È un seme piccolissimo, uno dei più piccoli semi. Si tratta, la senapa, di una pianta annuale, quindi nell'arco di una stagione ha uno sviluppo strepitoso, perché diventa alta in Palestina almeno 3 o 4 metri, quindi ha proprio la forma di un albero, pur essendo una pianta annuale. I suoi rami si allargano, si estendono, le foglie diventano molto grandi, al punto che diventano un riparo per gli uccelli del cielo, fanno i loro nidi tra questi rami come se fosse un albero, eppure il seme è piccolissimo. Così è la realtà del regno di Dio, seminato nei cuori disponibili, nelle anime disponibili. È una cosa piccolissima, il mondo non se ne accorge perché il mondo è abituato a considerare solo le cose grandi, non le cose piccole. La grazia di Dio nel cuore di una persona, una frase del Vangelo, la Chiesa ai suoi inizi, ricordiamoci, la Chiesa ai suoi inizi era nascosta nelle catacombe, nelle case dei privati, non poteva manifestarsi all'esterno. Il piccolo resto attuale che sta con Benedetto XVI è una realtà piccolissima se la confrontiamo alla quantità di coloro che si professano addirittura cattolici. Ecco, è una realtà piccola, invisibile, il mondo non la vuole considerare. Ecco. Proprio come questo granello di senapa, ma in questo granello di senapa c'è il germe della vita, una vita che viene dal cielo, appunto, il regno dei cieli. E questa vita è destinata a dominare, ad allargarsi e a moltiplicarsi. Persino gli uccelli del cielo potrebbero essere le persone più distanti, no? I pagani, ecco. Per lo scrittore sacro, per San Matteo, probabilmente gli uccelli del cielo sono i pagani che, vedendo un albero così rigoglioso e ospitale, si rifugiano anch'essi volentieri tra i rami di questa realtà che è la Chiesa di Dio. Invece l'altra parabola, molto simile, è quella del lievito. Una donna prende un po' di lievito, quindi non deve essere molto, prima di tutto è la pasta che deve essere tanta. Il lievito deve essere una piccola misura e che viene impastato insieme all'altra farina, ecco, all'altra farina. Ad occhio nudo tu non puoi distinguere il lievito dalla farina, perché sono indistinguibili una volta impastati, non si vede il lievito. Eppure è quella cosa che fa lievitare, appunto gonfiare, tutto il pane. Nel giro di una notte, ecco, il lievito si faceva fermentare durante la notte. Anche questo ci fa capire che il regno dei cieli è una cosa nascosta. Ancora una volta il mondo non se ne rende conto perché mentre dorme succede questo. Succede questa lievitazione che da un po' di lievito fa portare a tanto pane. Ed è nascosta, il mondo non se ne accorge, non se ne accorge, perché i mezzi di Dio sono poveri, i mezzi che Dio sceglie sono poveri. Sono disprezzati, non sono considerati e passano anche inosservati alla mentalità dell'uomo di questo mondo. Ecco perché noi dobbiamo imparare ad amare le piccole cose, ce lo insegnava anche Santa Teresina del Bambino Gesù, ma anche tanti altri santi che hanno valorizzato le piccole cose. Quella parola del Vangelo. A volte un santo ha preso proprio spunto, i santi hanno fatto così, San Francesco, Sant'Antonio, eccetera, hanno preso spunto da una parola del Vangelo e probabilmente anche voi nella vostra vita c'è stato un momento in cui
Anche una semplice frase ha prodotto un cambiamento anche notevole e di conseguenza anche un cambiamento nel comportamento e nella vita esteriore. Ecco, chiediamo veramente al Signore che di fecondare quei semi del regno dei cieli che sono dentro le nostre anime, di non disprezzare nulla di ciò che viene da lui, perché è potente, porterà frutto e diventerà grandioso. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.